La variante che era richiesta dal Comune di Fano. Si è svolta ieri a Roma la conferenza dei servizi nella quale hanno partecipato gli enti come Ministero, Società Autostrade, Comune di Fano, Regione Marche, eccetera, per l'approvazione definitiva della variante alle opere compensative che riguardano la città di Fano. Quindi un passo importante dal punto di vista burocratico e diciamo anche l'ultimo passo per ottenere quelle variazioni ai tracciati che delle opere compensative che sono tuttora in corso di realizzazione nella città di Fano e che abbiamo portato noi come amministrazione comunale al Ministero e alla Società Autostrade per farcela approvare, con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone e migliorare gli innesti tra la nuova viabilità che verrà fuori da queste opere e la viabilità esistente. Ovviamente sono richieste e seguono, diciamo, una fase di ascolto che come amministrazione comunale abbiamo fatto con tutti i cittadini che ci hanno cercato, che ci hanno interpellato, chiedendoci di migliorare e modificare leggermente le opere, il progetto già approvato delle opere compensative. Sicuramente è un passo molto importante dal punto di vista burocratico, perché stabilisce un accordo tra Comune di Fano, la Regione Marche e lo Stato, quindi il Ministero e Società Autostrade, e è andato tutto bene, quindi diciamo, la variazione sarà fatta. Entro pochi giorni avverrà un decreto del dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e in seguito a questo Società Autostrade potrà iniziare i lavori a Tombaccia, potrà iniziare i lavori lungo via Mattei e potrà iniziare i lavori anche a Belgatto, in maniera da poter finire queste importanti opere in tempi molto rapidi. Abbiamo più o meno stabilito questo cronoprogramma. Entro giugno di quest'anno, diciamo giugno e luglio di quest'anno, contiamo di aprire il tratto che va dal Codma fino alla Statale 3, quindi alla via Flaminia. Società Autostrade conta di poter fare le ultime attività nell'autunno prossimo attorno al casello esistente di Fano, quindi dovrà sollevare il ponte attualmente esistente che serve come svincolo appunto della Statale 73 bis, la superstrada, e contiamo di finire comunque tutte le opere nella primavera del 2019. Resta congelato, e sarà fatto quindi un accordo successivo, il tema del casello di Fano Nord, quindi il tema del casello del Fenile, perché abbiamo scorporato il tema del casello dalla realizzazione attuale delle opere compensative.